Benedetto sia il Signore, la mia rocca, che addestra le mie mani al combattimento e le mie dita alla battaglia. Ho scelto questo verso perché penso che la nostra vita sia sempre una battaglia e dobbiamo chiedere l'aiuto al Signore di darci la forza per continuarla. Tutte le cose che operano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Ho scelto questo verso perché alla fine, cioè, ti succede qualcosa di brutto, tanto non importa perché è Dio che decide, quindi tutto a posto. Come tu non temere, perché io sono con te, non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio, io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Da quando ho fatto un lavoretto che l'ho attaccato in camera, ho meditato questo verso e poi un giorno sono andato a vedere sulla Bibbia il verso intero e da quel giorno mi è piaciuto. Il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. Ho scelto questo verso perché è bello sapere che si può contare su qualcuno anche in dei momenti difficili. Trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Se io accetto il Signore nel mio cuore, Lui può ricambiarmi con delle gioie della mia vita. Non ti vantare del domani, poiché non sai quel che un giorno possa produrre. Ho scelto questo verso perché un giorno l'ho ascoltato al culto e mi è piaciuto. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo acque calme. Ho scelto questo verso perché mia madre me lo leggeva quando ero piccolo e quindi me lo ricordo ancora adesso. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Ho scelto questo versetto perché sin da piccola lo leggevo sempre con la mia famiglia e quindi mi è rimasto molto impresso. Infatti Dio non ha mandato nel mondo suo figlio per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Ho scelto questo verso più che altro per il suo significato, perché so che Dio non è venuto per essere giudicato, ma per salvare tutti noi. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. Ho scelto questo verso perché lo conosco e credo che rappresenti al meglio il messaggio biblico. Guiderà gli uomini nella giustizia e insegnerà agli uomini la sua via. Perché sì.